E mentre parliamo di pane e di cose da mangiare, sembra opportuno mostrarvi la nostra attrezzatura per cucinare. Iniziamo dal nostro piccolo fornetto, questa cassa metallica qui sopra. È un forno Coleman pieghevole, un recente acquisto che abbiamo comprato circa un anno fa. Questo fornetto ci ha reso molto felici perché abbiamo iniziato a cucinare cose che prima non potevamo fare. Per esempio il pane. Immaginate di essere in un deserto, fare un campeggio selvaggio e riuscire a cucinare un bel pezzo di pane fresco fatto in casa. Non c'è niente che può sorpassarlo. Questo fornetto ci ha praticamente salvato quando eravamo in Alaska. Cucinavamo un pezzo di pane un giorno sì, un giorno no. Pescavamo il nostro salmone, abbiamo fatto il nostro caviale e poter mangiare una bellissima bruschetta calda appena sfornata con del caviale sopra è qualcosa di inimmaginabile. Questo è un cucinino da campeggio portatile ad una fiamma. Qui dentro ci va una cartuccia di gas che è facilmente reperibile e lo usiamo per cucinare cose veloci come una frittatina, un uovo, della pancetta, qualcosa di semplice e rapido. È piccolino e semplice da usare e quando non lo utilizziamo è dentro una piccola valigetta nera che si trova sotto il nostro letto. Questo è il nostro cucinino pieghevole da campeggio Coleman. Ha due bruciatori ed è a doppia alimentazione. Può funzionare sia con benzina super o benzina bianca, quella dedicata per questo tipo di cucinini. La differenza principale tra questo e l'altro cucinino è l'autonomia. Con questo serbatoio da un litro di combustibile possiamo cucinare fino a 6 ore ed inoltre, comparata ad un cucinino a gas, avendo benzina quando si cucina ad altitudini superiori di 4000 metri è più facile perché con la carenza di ossigeno comunque si ottiene una fiamma buona per poter cucinare. Questo è il nostro cucinino principale, lo utilizziamo per realizzare piatti un po' più complessi. Che dire, io sono italiano, quindi la prima cosa che mi viene in mente è un bel piatto di pasta. Da un lato abbiamo la pentola con l'acqua che bolle e dall'altro lato facciamo la salsa. Ma inoltre possiamo utilizzarlo per fare delle zuppe e degli stufati, quindi dei piatti che hanno bisogno di cotture un po' più prolungate. E inoltre, come avete visto prima, il forno è posto qui sopra su questa griglia, quindi funziona anche come da alimentazione per il nostro fornetto pieghevole. Parliamo adesso del nostro Jet Boil. Questo modello in particolare si chiama Jet Boil Minimo. È un piccolo bollitore portatile che ha la peculiarità di poter bollire un litro d'acqua in meno di 2 minuti. È uno dei migliori gadget per cucinare che abbiamo e lo portiamo con noi fin dall'inizio del nostro viaggio. Lo usiamo praticamente ogni giorno per fare il caffè. Sì, è vero, dovrei usare da buon napoletano la classica macchinetta, però noi ci adattiamo e usiamo una caffettiera francese, che è praticamente un filtro che va spinto in basso e il caffè resta sotto. E comunque il risultato è eccellente. Oltre a fare il caffè, questo bollitore è anche un piccolo sistema di cottura personale e ci ha salvato tante volte quando a causa della pioggia o del freddo non potevamo cucinare con i nostri cuscini pieghevoli che sono considerabilmente più grandi. L'abbiamo portato ovunque, specialmente quando andiamo a fare trek giornalieri, lo mettiamo nello zainetto ed è con noi. È stato utilissimo quando siamo andati a fare il trek dell'Everest campo base, quindi come noi anche lui ha visto la vetta dell'Everest. È un gadget da avere al 100% per i backpackers, quindi chi viaggia con zaino in spalla o ciclisti, perché è molto piccolo, è veramente ben costruito e tutto può entrare dentro a questa tazza qui sopra, quindi si smonta, si abita e davvero occupa pochissimo spazio nello zainetto. Su questo lato abbiamo installato un piccolo tavolino retraibile. Basta tirarlo fuori dal suo inserto, attaccare questa base di acciaio inossidabile con questi piedi ed è molto solido ed è una sicura base di appoggio. Lo usiamo per cucinare quotidianamente e spesso e volentieri anche come un tavolino per mangiare o per fare colazione, specialmente quando non abbiamo né tempo o lo spazio per poter tirar fuori le nostre sedie, tavolo e tendino da campeggio. Tutta l'area sotto al nostro letto la usiamo come una piccola stiva dove abbiamo alcune delle nostre cose, come ad esempio questo secchiello pieghevole, la borsetta del pronto soccorso che comunque è sempre a portata di mano, oppure una piccola amaca che fa sempre piacere avere e con l'opportunità giusta si può installare e stare un po' più freschi. Sempre sotto al letto abbiamo anche dei box di plastica rigida blu dove conserviamo altre cose come ad esempio la mia cassetta per gli attrezzi, la ferramenta, alcuni pezzi di cambio e anche dove abbiamo le nostre provviste alimenti a lunga conservazione come ad esempio olio, pasta, cibo in scatola. Cose che non hanno bisogno del frigorifero del quale vi parleremo tra poco peraltro. Con una spesa fatta bene con questi spazi di frigo possiamo avere provviste fino a 3 settimane. I nostri dispositivi elettronici e apparecchiature fotografiche un po' le abbiamo sul letto, altre sotto il letto. Cerchiamo comunque di avere sempre la macchina fotografica a portata di mano perché non si sa mai l'occasione per una bella foto quando possa capitare. Comunque non abbiamo apparecchiature fotografiche professionali, la nostra macchina fotografica è una Canon di 8 anni
e il nostro drone è un DJI Phantom 3 Standard che non è neanche più in produzione. Certo, ci piacerebbe avere qualcosa un po' più di professionale, ma per il momento dobbiamo accontentarci. E come dicono i fotografi, la migliore macchina fotografica è la tua macchina fotografica. La passione per la fotografia è nata con questo viaggio. Il drone, per esempio, non l'avevamo, l'abbiamo comprato nel 2017 quando eravamo in Australia. E anche le nostre tecniche sono migliorate rispetto all'inizio, quindi facendo pratica, scattando tante foto, parlando con amici fotografi e anche vedendo qualche tutorial online. Dietro al sedile passeggero abbiamo il nostro piccolo frigorifero congelatore. Ha una capacità di 25 litri, può raggiungere la temperatura di meno 18 e consuma solo 4 ampere per ora. Ma realmente la cosa più bella di avere un frigo in auto è la possibilità di godersi una bevita ghiacciata in una giornata caldissima come questa. Salute! Questa è la nostra doccia. Questi sono i nostri serbatoi di acqua, 25 litri cada uno. Questo di sopra è acqua calda, quello di sotto è acqua fredda. La nostra doccia funziona con una pompa marina che si trova sotto il sedile di guida. Dentro il nostro serbatoio superiore c'è un elemento elettrico che riscalda circa 25 litri di acqua in 40 minuti. Oltre alle tendine con tasca, qui sul cielino abbiamo una rete elastica dove mettiamo vestiti leggeri, indumenti intimi, magliette, pigiami. Invece qui, in queste borse di tessuto, ci sono i nostri vestiti e quindi il nostro guardaroba. Durante il giorno, mentre guidiamo, queste borse, insieme con altre cose, sono sopra il nostro letto. Invece di sera, quando troviamo un campeggio e siamo pronti per dormire, spostiamo tutte le cose davanti, così liberando tutto lo spazio dietro disponibile. Attorno alle portiere posteriori abbiamo sagomato delle zanzariere. Con un sistema molto semplice vanno poggiate sulla porta aperta che poi viene chiusa, sigillando tutto il contorno utilizzando la guarnizione della porta. Una cosa che ci teniamo a mostrarvi sono queste cuciture qui sopra sulle zanzariere. Durante il corso degli anni, nell'aprire e chiudere le porte, queste zanzariere si sono rovinate, quindi Vera le ha cucite rinforzandole. Ora, tengo a precisare che qualsiasi cosa si rompe sul nostro Totò, noi cerchiamo sempre di ripararlo. Quanto può costare una zanzariera? Qualche euro a metro? E Vera ha trascorso giorni a cucirla. Il discorso è che cose come queste vanno a finire in una discarica, vengono gettate a mare ed è un grandissimo peccato. Quindi bisogna essere quanto più sostenibili possibile. Inoltre, per esempio, queste borse qui con questo tessuto bianco, anche qui Vera le ha cucite. Ha preso un pantalone vecchio e le ha riparate, così possiamo continuare a utilizzarle. Il nostro ventilatore si ruppe, lo aprì, misi di nuovo i fili assieme, un poco di nastro isolante e funziona ancora. I nostri box blu, dove mettiamo le nostre cose che tiriamo avanti e indietro, attorno ai manici si ruppe. Di nuovo, ho preso del nastro commerciale molto robusto, l'ho messo tutto attorno e li stiamo ancora utilizzando. È importante sapere che ognuno di noi può e deve fare dei piccoli passi per cercare di essere più sostenibile. La nostra casa non sono soltanto le mura che ci circondano, ma tutto il nostro pianeta. Colgo l'occasione per menzionare mia sorella Rossella. Lei gestisce il gruppo Facebook più grande d'Italia, Ogni Riccio Un Bio Capriccio, dove si parla di biocosmetica e metodi naturali per la bellezza e cura del proprio corpo. Sono molto orgoglioso di mia sorella perché lei è stata la prima della famiglia che sta lavorando ora nel settore della sostenibilità. E specialmente per le donne, date un'occhiata al suo sito e ai suoi blog per prendere qualche consiglio e spunto. Vi alleghiamo i link giù in basso in descrizione. Un'altra cosa della quale volevamo parlarvi è questo filtro gravitazionale. Ne abbiamo anche un altro un po' più piccolino e li abbiamo presi per quando visiteremo l'Africa. Apparentemente un filtro come questo ha la capacità di rendere potabile acqua che in effetti non lo sia, filtrando fino al 99,9% dei batteri. Poi, se non si è sicuri, l'acqua si può anche bollire. Ce ne sono alcuni che sono davvero piccoli, ma comunque questo non occupa tanto spazio, può essere usato anche in casi di emergenza. Noi odiamo la plastica, specialmente quella monouso, cannucce, coperchietti, buste del supermercato e la classica bottiglietta d'acqua, e cerchiamo di limitarne l'uso quanto più possibile. Per la nostra acqua potabile utilizziamo normalmente delle bottiglie che compriamo al supermercato, anche quelle un po' più grandi, o delle taniche fino a 10 litri che si possono trovare anche lì. Utilizziamo queste bottiglie e contenitori per mesi o addirittura anni. Fu il caso di una tanica da 10 litri che comprammo in Australia, destinata ad essere monouso, che siamo riusciti a utilizzare per 2 anni.
le puliamo periodicamente aggiungendo del bicarbonato, e questa è una cosa che facciamo anche per i nostri serbatoi di acqua. A causa del modo in cui viaggiamo, abbiamo vissuto e viviamo in prima fila gli effetti dell'inquinamento. Molti di voi non sanno che nonostante si ponga la plastica nella raccolta differenziata, in effetti soltanto il 9% di quella plastica viene riciclato. Tutto il resto va comunque a finire nelle discariche e negli oceani. Inoltre, si calcola che in media un essere umano ingerisce 250 grammi di microplastica ogni anno. In terra straniera è difficile provare, specialmente in caso di incidente, di aver ragione. Inoltre abbiamo questa videocamera anche per sicurezza personale, in quanto a volte ci si incontra con polizia corrotta. Tutto attorno ai vetri anteriori abbiamo questi tre parasole, che si attaccano facilmente con delle ventose, servono a riflettere il sole, ma anche a darti un pochino di isolamento termico per il caldo e per il freddo. Finiamo nel mostrarvi un altro dispositivo che crediamo sia molto importante, specialmente per un viaggio come il nostro. È un ricevitore trasmettitore satellitare che può aiutarti in caso di pericolo e per sicurezza. Nasce come dispositivo di soccorso in quanto si appoggia alla rete satellitare e non quella dei telefonini, quindi funziona anche quando non si ha copertura. Ha un pulsantino di SOS che invia un segnale ovunque si sia nel mondo e ovviamente saranno lanciati i soccorsi. Con questi piccoli messaggi predefiniti possiamo informare i nostri contatti che stiamo bene, non c'è copertura di campo e qual è la nostra posizione, quindi latitudine e longitudine. Il nostro Totò ci è costato circa 8.000 euro e i lavori fatti da noi, le modifiche, un 4-5.000. Il nostro viaggio è autofinanziato, frutto di tanti anni di sacrificio e duro lavoro. Viviamo una vita molto semplice, ma felice. I costi che abbiamo sono una frazione rispetto a quelli che avevamo in Inghilterra. Quando si viaggia, i costi principali sono trasporto, albergo e ristorante. Il nostro Totò provvede a tutto questo. Sì, dipende in che paese siamo e quanto tempo ci restiamo, ma in media si parla di qualche centinaia di euro al mese per tutti e due. C'è così tanto che si può fare in questo mondo ed è gratis, basta semplicemente cercare. Abbiamo capito che ciò di cui davvero abbiamo bisogno nella vita è molto poco. I soldi si possono fare, ma il tempo non tornerà mai indietro. Un viaggio così ci arricchisce dentro.